sono essere umano e sono tentato continuamente dall'autocelebrazione. E le parole spesso, insomma, sono il primo veicolo. Ok. Umberto Galimberti? Sì, il linguaggio purtroppo il linguaggio parla. E che lingua parla? Mi spiace dirlo, ma parlo il linguaggio del cristianesimo. E il cristianesimo e l'Occidente coincidono, perché il cristianesimo non è solo una religione, è un inconscio collettivo. E il cristianesimo come incomincia? Incomincia quando Dio dice all'uomo: dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. Dominerai. Ma stiamo scherzando, dominerai. I greci, gente seria, dice Platone, o uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato creato per te. Tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. E allora, hai capito che noi che viviamo nella dimensione del dominio, e il primato dell'uomo non è altro che il modello cristiano, è anche Kant, che pure non era un cretino, perché insomma Kant era Kant, quando decide di fare una morale fondata solo sulla ragione, perché lui diceva la morale deve funzionare per tutti e quindi non possiamo dedurre l'etica dalle religioni, perché le religioni sono tutte diverse. Che cosa fa? Cosa pone come principio della sua etica? Bisogna trattare l'uomo come un fine, l'uomo come un fine, mai come un mezzo. È un'etica che non si è mai realizzata, poco manca. Non so, se un immigrato viene da noi, il fatto che sia uomo non è interessante. Se diventi invece produttore di profitto, allora può essere anche accolto. Ma non è questo il problema. Cosa vuol dire l'uomo come un fine e tutto il resto è un mezzo? Oggi, per effetto della tecnica, tutto il resto può essere trattato come un mezzo. L'aria è un mezzo, o è a sua volta un fine da salvaguardare. L'acqua è un mezzo, o è a sua volta un fine da salvaguardare. E l'atmosfera, e la biosfera, e la flora, e la fauna, e gli animali, e le piante, tutta roba in mezzo, tutti in mezzo. Probabilmente all'epoca di Kant, sì, perché all'epoca di Kant hanno calcolato che il mondo era abitato da 800 milioni di abitanti, oggi siamo 8 miliardi. E la tecnica che cosa ha fatto? Non guarda più la natura come il nostro luogo di abitazione, per riallacciarmi al discorso di Miguel. Guarda la natura come materia prima. E questo Heidegger l'aveva già detto nel 1927, quando io sento il vento, la gente pensa mulini a vento. Quando vedo il suolo, la gente pensa sottosuolo. Cioè guardare la terra come materia prima. E dice, siamo arrivati non più all'uso della terra, ma alla sua usura. Tutto questo è cristianesimo, signori miei. Mi dispiace, ma io non ho niente contro il cristianesimo, però non posso negare che questa mentalità è una mentalità cristiana. Mi dispiace per quelli che credono nel cristianesimo, non voglio offenderli, però devono anche venire a conoscenza dell'origine per cui certe cose accadono. E giustamente Gianni Baget Bozzo, che è un grande teologo di estrema destra, e ogni tanto capita che anche quelli lì abbiano qualche brizzo di intelligenza, gli diceva, Umberto, ha scritto anche, sopravviverà il cristianesimo all'Occidente? No. Sopravviverà l'Occidente al cristianesimo? No. Moriranno entrambi, insieme. Perché è questa mentalità che deve morire, che l'uomo è il vertice del creato. Non è vero. Oppure può essere vero storicamente, però questo decide dalla fine dell'uomo. E non solo dell'uomo, ma anche degli animali, delle piante. Abbiamo visto cosa è ridotto la terra. E non pensiamo che tirando via un po' di CO2 salviamo la terra. Ormai ci sono già processi irreversibili. Scusa, vedo, finito. Sì. Anche perché poi la seconda mentalità che noi abbiamo è quella secondo cui la tecnica è un mezzo nelle mani dell'uomo. Ma stiamo scherzando. La tecnica è un mondo. E il concetto di mezzo è diverso dal concetto di mondo. E quando è diventato un mondo? Quando è cresciuto al punto tale da diventare la condizione per realizzare qualsiasi scopo. È diventato un mondo.
e noi abitiamo questo mondo. Giustamente quando Heidegger è stato invitato a una conferenza, no, a un'intervista dal direttore di Der Spiegel, gli ha chiesto che cosa pensava della tecnica. Lui ha detto: tutto funziona, questo è l'inquietante, che tutto funziona. E non c'è altra categoria di legittimazione dell'uomo se non il suo funzionamento. E poi ha aggiunto, non so se lei, rivolto al direttore di Der Spiegel, è stato impressionato quando l'uomo è arrivato sulla Luna. Io sono stato molto impressionato. Per distruggere la Terra non abbiamo bisogno della bomba atomica. Lo scientificamente è già avvenuto. Noi non abitiamo più la Terra, abitiamo la testa. 1966, non era ancora nato riformato. Insomma, però se queste cose non si sentono, se non si elaborano, perché noi abbiamo delle idee, delle appartenenze, che sono idee istantanee, quando diventiamo vecchi le chiamiamo persino principi, invece sono abitudini mentali che non ci consentono di vedere le cose per come sono. E so anch'io che ho rifiutato di vedere che le cose sono come sono, ma questo rifiuto significa semplicemente incominciare a pensare nella modalità cristiana della speranza. La speranza? Cosa speri? Che il futuro porti rimedio al passato? E perché dovrebbe fare questa cosa? Il crocciolo di questo che dice il grande Umberto, in realtà sì, noi siamo usciti in Occidente, no? Almeno, di questa civilizzazione che è centrata nella promessa del futuro, no? Il futuro è una promessa, domani ci sarà la giustizia, domani guariremo ogni malattia. Quando io ho cominciato la medicina, se io pensavo di non essere ancora vivo in 2021, sicuramente sarei senza lavoro come medico, perché tutte le malattie saranno guarite. C'è questo deliranti transumanisti che volevano vincere la morte e che un piccolo virus, dove conosciamo assolutamente tutto il codice genetico e il genoma, ha vinto l'umanità. Dunque, in realtà, noi stiamo passando antropologicamente, esistenzialmente, un modo di esistenza dove il futuro era questa promessa fantastica, no? L'esperanza di quella parte tu, il cristianesimo, a il futuro minaccia, il futuro è minaccioso. Tutti, ognuno di noi pensa il futuro come minaccioso. Io penso che, una volta ancora, noi dobbiamo mettere il futuro tra parentesi. Il futuro come futuro non esiste. Questo che esiste è un presente più profondo, più ampio. È quello dove dobbiamo agire. Noi dobbiamo rompere con questo tempo lineare della modernità, no? Il passato ha esistito, non possiamo niente fare. Il futuro arriva, è l'unico importante. Il presente è sempre perduto, no? No, no, no. In realtà il presente è questa multidimensionalità. Io lavoro su tutto intanto ricercatore, vi dico che in realtà il vivente non funziona in un tempo lineare, il vivente funziona in tempo ciclichi, iterativi, no? Dove in realtà quando voi vedete, non so, il ciclo del Krebs per esempio, tu non puoi dire questo prima e questo dopo, non c'è prima e dopo, è un insieme che si manifesta tutto e in ogni parte. Tutto e in ogni parte. Noi dobbiamo provare ad imparare a fermarsi con questo tempo lineare, perché questo tempo lineare è il tempo dell'algoritmo. L'algoritmo vuol dire calcolabilità. Calcolabilità. E come diceva Umberto, il calcolabile è un sottoinsieme del reale, perché c'è un sacco di altre cose che non sono calcolabili. L'essere umano e il vivente funziona come un match di calcio, dove i regole cambiano quando avanza il match, no? Le regole cambiano in permanenza, non sono predittibili. Il vivente non prende mai, mai una linea unica, una geodesica, no? Sempre esplora ogni possibile, il vivente esplora ogni possibile, il vivente non è economico, non è economico, esplora ogni possibile. È per questo che tutto schiacciamento della diversità biologica, culturale, qualsiasi, è una perdita di potenza del vivente in un momento dove le sfide sono terribili. La delega, in questo che io lavoro in neurofisiologia, non della percezione, la delega può essere tra voi, qualcuno conosce il mio maestro in neurofisiologia, se era Francisco Varela, lavorava intorno a questo, la delega delle nostre funzioni psichiche
no? Alla macchina algoritmica è una pura perdita di potenza. Questo non vuol dire che dobbiamo essere tecnofobi, né tecnofili, ma il problema è che veramente c'è una delega massiva di funzioni culturali e mentali, cerebrali, verso la macchina. Io vi dico rapidamente una ricerca che non ha demandato molto soldi, che abbiamo fatto, no? Abbiamo comparato due gruppi di autisti dei tassi che cominciavano a condurre, uno in London, l'altro a Parigi, che sono due città labirintiche, no? Quello di London non aveva il GPS, il navigatore, e quello di Parigi con il navigatore. Bene, per farlo rapido, no? In 3 anni tutto il gruppo di Parigi aveva il sottonucleo corticale che si occupano di cartografiare il tempo e lo spazio atrofiati. Perché? Perché funziona così, vivente, per delega, questo che io non devo fare più. Dunque, in realtà, per essere esatto, in realtà la delega di funzione è un meccanismo proprio darwiniano comune, ma il problema è che perché questa delega, il funzionamento che liberano, sia rimpiazzato, c'è bisogno del tempo, no? È un riciclaggio neuronale si chiama, questo è un funzionamento normale, ma non c'è riciclaggio perché la delega è troppo rapida. Un cordiale saluto da Alessandra Broglia di Eurocomunicazione, il piacere di avere con noi Miguel Benassayag. Lei ha parlato tra le sue dichiarazioni che ha fatto qui per questo premio anche dei desaparecidos. Qual è il segreto per mantenere viva la memoria di questo triste capitolo della storia argentina? In realtà, per dire così, segreto in ogni caso è di continuare sull'altro modo, no? Di provare a vivere una vita autentica, una vita piena, no? E questo è una gioia e una responsabilità di sì. Continuare per lei e per lei, per io, è questo. Certo. Anche perché qui a Roma abbiamo anche questa corsa importante che ricorda Miguel Sanchez, non a caso suo omonimo appunto, che purtroppo è prematuramente scomparso poiché desaparecidos. Grazie. A lei. Cultura che lo definisci, i greci avevano un tempo ciclico simile a quello degli agricoltori. Inverno, primavera, estate, autunno, chi aveva visto tanti cicli era saggio, si poteva insegnare ai giovani. Oggi invece viviamo un tempo lineare che prevede passato, presente e futuro. Il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. L'ha inaugurato il cristianesimo questo tempo. Anche la scienza è cristiana, il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Anche Marx dice che il passato è ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro giustizia sulla terra. Tutto è cristiano in Occidente per via di questa concezione del tempo.